Qui in America molti casi complessi e dimenticati sono stati risolti grazie all'intervento di televisione e stampa, il cosiddetto quinto potere. Sono 14 anni che sto lottando da Don Chisciotte contro dubbi, perplessità e indifferenza. I vari giudici preposti alle revisioni processuali, inspiegabilmente e selettivamente, sono divenuti sordi o ciechi. Realisticamente, quasi non ho più voce. La mia voce siete voi. Fino a quando parlerete della mia vicenda, facendone notare incongruenze e scorrettezze, io rimarrò aggrappato a quest'ultimo fragile filo di speranza. La mia libertà è intrinseca alla vostra partecipazione, alla vostra determinazione per portare alla luce quella polvere che, da troppi anni ormai, è nascosta sotto il tappeto della giustizia di Miami. Voi, come rappresentanti dei media, avete la possibilità di tenere in vita l'interesse dell'opinione pubblica e quella voce che mi manca. Non sono ipocrita e mi rendo conto che già è molto quanto avete fatto. Indubbiamente credo in quello che state facendo e, sostanzialmente, prego per ciò che riuscirete a fare. Un grazie di cuore a voi tutti, giornalisti italiani, e un abbraccio alla nazione che mi ascolta. Sinceramente vostro, Chicco Forti.